La 22esima edizione del Frentano d'Oro a Lanciano si è aperta con il ricordo di colui che ha ideato il premio, Ennio De Benedictis, scomparso di recente. Ci ha lasciato un'eredità impegnativa che porteremo avanti, ha detto la figlia Manuela con la voce rotta dall'emozione. E la figura di De Benedictis è stata ricordata da Stefano Graziani, attuale presidente dell'associazione, e dal giornalista Mario Giancristofaro, coordinatore del premio, attribuito a tanti esponenti del mondo della cultura e della scienza che negli anni hanno dato e danno lustro alla loro terra d'origine. Quest'anno il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Remo Rapino, vincitore nel 2020 del premio Campiello, con il romanzo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Lo scrittore Fabio Stassi, editor della Minimum Fax, ha introdotto la premiazione ricordando il suo primo incontro con Remo Rapino. A consegnare il premio è stata la dottoressa Sonia Albanese. Quante emozioni questa sera, ed è arrivato anche il Frentano d'Oro per Liborio, che è un premio che lei ha dedicato a suo padre. Certo, ma anche gli altri. Poi l'emozione questa sera è stata veramente la più intensa di tutte quelle che ho vissuto in questi ultimi anni, molto più forte, immaginate quanto possa essere, del Campiello, dello Streghe e di tanti altri, perché mi sono ritrovato dentro questa città a cui io ho sempre voluto molto bene, ma non mi sono mai esposto più di tanto. La cosa che mi ha fatto più piacere che molti si sono accorti della lettura, del libro, delle storie, della mia stessa storia, soltanto adesso, per colpa mia, perché mi sono sempre un po' nascosto, per pudore, perché poi ci si conosce tutti, ho avuto sempre paura di sembrare un po' presuntuoso, però in effetti oggi, questa sera ho capito che ho recuperato il tempo perduto con questo grande abbraccio d'affetto da parte di tutti e sono veramente molto molto emozionato. Ho trattenuto le lacrime per poco in certi momenti, forse si è sentito anche dal tono della voce, insomma, che ogni tanto si abbassava perché è una voce che veniva da molto lontano. Cavù, cara e bella gente, mi sento dentro al cuore di fare un ringraziamento per questo riconoscimento dorato che mi avete fatto proprio a me. Uno senza arte né parte, pur un poco ciaraio che gli è successo un sacco di cose tra vita, morte e miracoli e che dopo si è fatto pure carcere e manicomio. Un povero Cristo, dopo tanti scienziati, dottoroni, artisti, musicisti, poeti e forse pure qualche santo. Io non l'ho fatto apposta, però lo stesso mi sento uno di questa città, perché un matto sempre ci vuole per completare l'opera. E così, per una volta pure io sono felice, e pure voi, quando siete un poco felici, fateci caso, perché è una cosa bella la felicità. Allora, alla finale di sto giro, tanta grazia e buona salute a tutti. Firmato Bonfiglio Liborio, fiumista. Liborio era qui, le ha mandato due righe che lei ha letto. Liborio è sempre con me, cammina al mio fianco, a volte si allontana, a volte torna, a volte diventa un'altra cosa, però è un personaggio che ho imparato ad amare, perché anche poi c'è molto di me. Voglio dire, quando uno scrive sempre un po' di se stesso, diceva Proust, e quando uno legge anche sempre un po' di se stesso, quindi tra lettore e scrittore c'è sempre una sorta di amore segreto che va coltivato nel tempo.